Io mi avvio a concludere diciamo, con una proposta di lavoro, cioè una proposta di lavoro, una proposta di scenario, ecco, come IBC, che vi facciamo e che poi sarà oggetto ovviamente di discussione anche oggi se volete, ma nei mesi successivi non è una cosa che si chiuderà in poco tempo. Allora, la prima proposta è quella di partecipare al censimento per posizionare l'Emilia-Romagna nel quadro generale e utilizzare il censimento per far emergere non solo le realtà, se fosse necessario, ma anche le problematiche e le persone. ICCD dà supporto agli enti che partecipano, ma anche IBC può dare supporto, quindi noi siamo a disposizione, e, se fosse necessario, anche con tutto il patrimonio di informazioni che in anni IBC ha costruito di conoscenza delle raccolte fotografiche del territorio. La seconda proposta che vi facciamo è vi manderemo una richiesta, diciamo, non lo voglio chiamare questionario perché è avvilente, è abbastanza deprimente il termine questionario, però vi manderemo, lo abbiamo fatto un po' con i musei e effettivamente è stato utile, vi manderemo appunto una richiesta di manifestazione di interesse, cioè quali sono i vostri interessi per attivare dei tavoli di confronto. Le tematiche sono tante. Con i musei stiamo lavorando a livello territoriale e a livello tematico, quindi ci sono due coordinamenti che si intrecciano. Sulla fotografia penserei sia più opportuno lavorare solo in modo tematico e quindi vi chiederemo quali sono i vostri interessi, cioè quali sono i temi che ritenete rilevanti da discutere insieme. Alcuni li sappiamo, sono sempre quelli, altri invece potrebbero venire fuori, cioè potrebbero venire fuori nuove istanze, perché noi da IBC possiamo intravedere, ma non sappiamo quanto sono rilevanti, e quindi capire quali sono i temi su cui vi interessa lavorare e su questo aprire dei tavoli di confronto che potremo decidere se farli di persona, virtuali. Capiamo, vi chiederemo anche quanto tempo siete disposti a dedicare a questa attività. E quindi, diciamo, approfondiremo quei temi che voi ci suggerirete di approfondire. Poi un secondo, anzi un terzo a questo punto, livello su cui stiamo ragionando, anche questo poi vi chiederemo un parere, è quello di creare un punto dove si raccolgano tutte le informazioni di ciò che avviene attorno alla fotografia. Penso che vi sarà capitato di vedere il portale Emilia Romagna Creativa, che è il portale voluto dall'assessorato già lo scorso anno in occasione dell'anno del patrimonio. È un portale, diciamo, informativo, rivolto al pubblico, dove ci sono, in questo momento ci sono delle sezioni, cioè sono già attive le sezioni di cinema e spettacolo. Stanno avviandosi una sezione sulla danza, una sezione sulle mostre, poi c'è un cartellone di tutti gli eventi. È chiaramente diciamo, un portale promozionale, però è un portale che fa tantissimi accessi, per cui vuol dire che c'è interesse da parte dei cittadini di sapere che cosa accade in un determinato settore. Questo potrebbe essere una possibilità per lavorare su delle piattaforme che già esistono piuttosto che farne una nuova, però potremmo farne anche una nuova in modo da raccogliere gli eventi, le iniziative di formazione, i festival, cioè sapere cosa c'è a livello di fotografia. È un'ipotesi, quindi questo per mettere insieme anche un livello informativo, è un'ipotesi. Vi chiederemo anche cosa pensate di questo, nel senso che non è che noi lo vogliamo fare a tutti i costi, pensiamo che possa essere utile, ma siccome non appunto,
come si dice a Roma, non ce l'ha ordinato il dottore, se è una cosa che insieme decidiamo che è interessante, possiamo investirci per costruirla. Bisognerà capire poi qual è il flusso per far arrivare le informazioni, perché questo è uno dei temi enormi. Quindi lo facciamo se c'è interesse, se poi si riesce ad attivare un flusso che fa arrivare in un unico punto di accesso tutte le informazioni delle attività che si fanno sulla fotografia. Poi c'è un quarto livello che è quello più complesso e che deriverà da questi tavoli che attiveremo, che è quello di capire quali iniziative di valorizzazione e anche di formazione, non apro il capitolo della formazione perché adesso non è il caso di scendere nei singoli dettagli, mettiamo insieme valorizzazione e formazione, anche se poi hanno strumenti ovviamente differenti. Quali sono le iniziative di valorizzazione sarà interessante promuovere per i prossimi anni? Come farlo? Se continuare ad andare ognuno per conto suo o se provare a pensare a delle iniziative anche di rete, di reti al plurale, perché l'Emilia Romagna è grande, certo non mi immagino la rete della fotografia dell'Emilia Romagna, probabilmente si tratterà di lavorare su reti in parte già esistenti, e per arrivare a fare un piano regionale per la fotografia. Cioè la fotografia è nell'agenda dell'IBC, non è stata nell'agenda dell'assessorato alla cultura, e almeno negli ultimi anni, potrebbe diventarlo, noi non lo sappiamo, appunto stiamo cambiando, siamo in un cambio di legislatura, e ritengo però che possa avere un senso parlare di un piano regionale per la fotografia. Va costruito con dei contenuti, che siano dei contenuti appunto non occasionali, legati alla singola persona che sta lì, a me interessa la fotografia contemporanea, a me interessa la fotografia storica, ma che intercetti effettivamente delle esigenze del territorio, e vediamo se questo piano riusciamo a costruirlo tutti insieme, se ha senso farlo ovviamente. Quindi diciamo che avviamo questo da questo confronto di oggi, che non è stato tanto confronto forse perché alcune cose sono anche un po' maturate, però vorrei che diventasse effettivamente un confronto, e quindi vi manderemo questo, chiamiamolo questionario, in cui ci potrete indicare quali, rispetto a questo, alle cose dette oggi, a questo piccolo panorama che vi ho fatto, che poi può arricchirsi o rimpicciolirsi, capire in che direzione andare e quali iniziative mettere in campo e anche quali risorse mettere in campo. Appunto, siccome siamo tutti pressatissimi di mille cose, facciamo solo ciò che ha valore per voi che siete gli attivi osservatori.